Allora, siamo tutti felici che oggi si concluda la nostra avventura insieme. In realtà c'è ancora un ultimo passaggio, oltre oggi, che è quello dell'esame. Allora, fatemi spendere i primi 10 minuti a puntualizzare due o tre cosette in vista dell'esame. Allora, beh, le date le sapete a memoria, meglio di me. L'esame si svolge negli stessi giorni e nello stesso orario per primo e secondo corso. Ci sono indicate sul portale delle aule 10, 12A, 2, 10A e 2N, che sono le aule che ci sono state assegnate per gli appelli. In realtà noi, io e Torchiano, gestiamo l'esame insieme. Quindi, beh, il testo dell'esame sarà identico per il primo e secondo corso. Poi, va bene, ognuno si corregge i suoi, nel senso che io correggerò gli studenti che hanno il cognome del primo corso e Torchiano quelli del secondo corso, quindi fin qua nulla di strano. Dal punto di vista logistico, cercheremo di usare meno aule possibile. Per cui, se perché qui abbiamo 4 aule disponibili, se ce ne bastano, cioè se bastassero 3, o nel primo appello sicuramente no, 2, vi dividiamo diversamente. Okay? Quindi, voi aspettatevi per favore il giorno prima dell'esame un messaggio che vi manderemo in cui vi daremo la divisione in aule, no? In funzione del cognome. Può darsi che ci saranno aule miste primo e secondo corso, non è un problema, poi noi separiamo i compiti e vanno avanti chiaramente ciascuno per la propria strada. Ok? Quindi non prendete come oro colato le aule che ci sono sul portale, sicuramente sarà una di queste quattro, magari non le mie, diciamo così, ma magari quello dell'altro corso, vediamo anche in funzione della capienza. Ok? Quindi la scadenza qua era il 7 febbraio, il pomeriggio, l'appello è il 9, quindi nella giornata dell'8 noi vi daremo così, visto che anche la prima volta è alle 8:30, in modo da non saperlo alle 8:25 al mattino, il pomeriggio del giorno prima, no, riusciamo a dirvi in quale aula andare. Il compito ovviamente è un compito scritto, dura 2 ore, non avete la possibilità di consultare testi o appunti. Portatevi la carta su cui scrivere, perché sembra scontato, ma alcuni arrivano lì e dicono: ma dove scrivo? Noi vi daremo un compito, doppia faccia, sulla fronte c'è l'esercizio di progettazione, sul retro, ma poi li avete visto chiaramente nei tempi di esame vecchi, ci sono le 3 domandine di teoria. Ma quel foglio lì con le domande di teoria ce lo restituite perché lì ci sono le risposte. E poi lo mettete nuovamente in mezzo a un foglio protocollo, eccetera, in cui svolgete l'esercizio di progettazione. Ok? Quindi dovete portarvi voi i fogli su cui scrivere, poi ci consegnate sia i fogli che il testo. Il testo ce lo riconsegnate, tanto noi lo pubblichiamo subito dopo sul portale, quindi se uno vuole riguardarselo a casa non ha bisogno di avere il pezzo di carta, se lo va a riguardare. Altre cose pratiche, logistiche. Ah, ecco, visto che adesso siamo il 19 gennaio e l'appello sarà il 9 febbraio, passa parecchio tempo, io avrei intenzione di organizzare una sorta di consulenza di gruppo nella settimana precedente all'esame. No? Quindi se uno ha esercizi, domande, eccetera, sicuramente potete, come avete già fatto e come state facendo, scrivermi privatamente dicendo: vabbè, vengo a consulenza, io il mio amico, eccetera, voglio... va benissimo, no? Continuiamo pure a farlo, ma magari metterò una data, diciamo così, tra i primi giorni di gennaio, quindi tra un po' di tempo, in modo che abbiate tempo di riprendere in mano il materiale, ma non a ridosso. Quindi pensavo, non so, adesso devo vedere un attimo quando trovo un'aula libera, l'1 o il 2 febbraio, qualcosa di questo genere, a metà della settimana precedente. Se qualcuno può aver piacere, facciamo una consulenza insieme in aula, così magari la spiegazione che si dà a uno vale anche per l'altro, si discute insieme sugli esercizi, sui temi d'esame che nel frattempo immagino che proverete a risolvere. Però di questo vi do poi comunicazione, chiaramente con un avviso, ve lo segnalo, prima del primo appello. Tra il primo e il secondo appello non sono sicuro di riuscire a farlo, perché di solito siamo sempre molto impiccati col tempo di correzione, perché se i compiti da rivedere al primo appello sono molti, rischiamo di arrivare. Ecco, tra il primo e il secondo appello ovviamente noi dovremmo riuscire, cioè, pubblicheremo risultati. Allora, la procedura funziona così: con un tempo che solitamente è sempre più lungo di quello che voi sperereste, noi a un certo punto pubblichiamo i risultati.
Quando pubblico i risultati, io fisso anche una data in cui sia possibile venire a vedere il compito. A vedere il compito significa vedere insieme, discutere insieme le correzioni, cose di questo genere. Non c'è un orale, non è previsto un orale, no, si ragiona insieme, si cerca di capire la valutazione. Potete aver capito male voi, posso aver corretto male io, quindi a volte magari diciamo, quella valutazione lì viene rivista in quella sede, ma non è a seguito di fammi una domandina per avere un punto in più. No? Questo non abbiamo neanche onestamente il tempo di poterlo fare, perché se lo dobbiamo fare lo facciamo, cioè, dovremmo permetterlo a tutti, non solamente a quelli che si mette a piangere di più. Ecco, cosa che... quindi ci sarà la pubblicazione del voto. Un momento in cui potete venire a vedere il compito e vedere insieme, ragionare insieme sulle correzioni, sugli errori, e a valle di ciò, normalmente il giorno dopo, entro il giorno dopo, rispetto alla visione del compito, io registro i voti. C'è un meccanismo di silenzio assenso, nel senso che se uno non mi dice nulla, il voto che è pubblicato viene registrato. Se invece volete per qualche motivo rinunciare al voto, non si può dire rifiutare perché la legge non permette il rifiuto, io devo rinunciare al voto che vi è stato proposto, me lo segnalate o di persona venendo quel giorno o benissimo anche in una mail. Tanto vi darò poi le istruzioni. Entro tal data, chi vuole rinunciare al voto me lo dice e semplicemente io quel giorno lì lo registro come rifiutato anziché come presente col voto. Ovviamente, questo vale per i voti sufficienti. Quindi. Non è mai necessaria la presenza di persona, tranne se volete vedere il compito e capirlo. Al limite so che ci sono persone che dicono, ma io quel giorno lì non ci sono, eccetera, mandate un amico lo stesso a vedere il vostro compito, per me non è un problema, tanto comunque il compito ce l'ho, lo ragiono con chiunque lo voglia vedere. Quindi questa è poi la procedura molto semplice, post-esame. Cercherò di fare in modo che tutto questo ovviamente si concluda prima del 24, che è la data entro cui dovete eventualmente registrarvi o cancellare la registrazione per l'appello successivo. Quindi i giorni saranno un pochino densi in questo senso qua. L'ultima cosa che mi viene in mente all'esame, che ho fatto la lista mentalmente, la prossima volta la scrivo, la domanda che mi fanno più frequentemente da qui all'esame non è come si fa quell'esercizio, ho sbagliato questo, ma è: ci sono le soluzioni dei temi d'esame? No. Ma no perché ne sono convinto, nel senso che mi sembra utile risolvere insieme un esercizio, perché oltre ai quattro segni che facciamo della soluzione c'è tutto un ragionamento dietro fatto insieme. Ecco, si fa insieme, si ragiona, si discute, si motiva il perché vengono fatte le cose. Ma da avere una soluzione senza che dietro ci sia stato un ragionamento condiviso, lascia il tempo che trova. Appunto, soluzioni ce ne sono 100 diverse, l'abbiamo già sempre detto fin dalla prima lezione, no, di questo corso. E quindi dare una soluzione senza darvi la possibilità di capire perché è fatto in un modo, e voi dite, ma io l'avrei fatto in un modo diverso, sarebbe giusto o sbagliato? E c'è il rischio che voi vi, tra virgolette, prepariate per fare le soluzioni simili a quelle che vi abbiamo dato noi, anziché magari perfettamente giuste. Quello che avete fatto voi, oppure magari non riuscite a capire se quello che avete fatto voi è diverso, magari è sbagliato, ma perché? Allora io preferisco spendere del tempo, piuttosto che spendere del tempo a preparare le soluzioni, metterle in bella a spiegare, che poi non basta mai le spiegazioni, preferisco spendere del tempo con voi, no? Nel senso che voi venite e dite, io ho fatto questo esercizio, non ci capisco niente, l'ho fatto così, va bene, io ci spendo quelle 2 o 3 ore a settimana, non c'è problema a darvi consulenza e a vedere insieme quello che avete fatto voi e non vedere quello che ho fatto io. Quindi questa è la mia, cioè, ritengo sia più utile così che non pubblicare tante soluzioni che danno quel falso senso di sicurezza in cui io ci applico così soluzioni, mi sono studiate a memoria e non mi servono a niente. Ok? Quindi la risposta, ci sono le soluzioni dei temi di esame, la risposta è ci sono quel sottoinsieme di soluzioni che sono state fatte in aula come esercizio e quindi sono state vissute insieme. Le altre non chiedetemele. Oppure sapete già la risposta. Questo direi che se non avete domande specifiche relative al momento esame, hanno l'ultima cosa, è una domanda invece io per voi, non ci sono vero scadenze legate a tesi, iscrizioni varie? No. Ok, cioè tra il primo e il secondo appello, perché a volte capita che tra il primo e il secondo appello capita una scadenza della segreteria, quindi ci sono persone che hanno particolare urgenza di avere il voto oppure no.
nessuna urgenza del voto e questo mi semplifica la vita. Va bene. Torniamo al nostro tema d'esame, che ci terrà compagnia per questo bellissimo giovedì. C'è anche il sole oggi, pensate. Nel quale avevamo iniziato la volta scorsa ad abbozzare, no, i primi elementi del modello concettuale. Il modello concettuale dell'editore che permette agli autori di scrivere dei libri. Allora, avevamo fatto la modellazione della parte relativa essenzialmente al libro, tenendo ben separato quello che era il libro come ente unico, entità unica, da quelle che erano le varie versioni che questo libro poteva avere. Dopodiché, questo meccanismo di versionamento funzionava in modo leggermente diverso in funzione del fatto che il libro fosse, per scelta dell'autore, editato in modo online oppure offline. Questo è il punto a cui eravamo arrivati. Adesso ciò che ci manca ancora di scrivere è, scusate, la relazione CREA, l'avevamo detto a parole ma poi non l'avevamo fatto nel modello, ovviamente è una relazione molti a molti. Quindi un libro è creato, no, che uno a molti, perdono, da un autore e l'autore può creare più libri. Zero asterisco oppure uno asterisco. Dipende se chiamiamo autore anche una persona che non abbia ancora scritto libri. Ok, questa è la fase di scrittura. Poi si passa alla fase di revisione. No? Ricordate, a un certo punto l'autore chiede di mandare in revisione un certo libro, anzi, una certa versione del suo libro. E a quel punto vengono scelti dei revisori i quali formulano un giudizio. E ciascuno di questi revisori, che sono in numero o di 3 o di 5, a seconda delle risposte che danno, il giudizio essenzialmente è un sì o un no. E nel caso di no, sicuramente nel caso di no, magari anche nel caso di sì, il testo ne parla esplicitamente nel caso negativo, anche la motivazione, la spiegazione del motivo per cui non, secondo loro non va bene. Quindi dovremmo riuscire a rappresentare anche questa parte. Allora, uno potrebbe pensare di farlo in modo più semplice. Un libro, ad un libro sono associati dei revisori. Dove sono i revisori? Mi serve una classe revisori? No, perché i revisori sono pescati tra gli autori. Il testo dice che i revisori sono scelti casualmente, bla bla bla, tra quegli autori che hanno pubblicato almeno 2 libri. Ok? Quindi il revisore, il libro ha un autore e avrà più revisori. Fatemelo fare così per il momento, poi lo cancello perché non mi basta, quindi non fatelo a penna. Un autore può essere revisore di un libro. Ovviamente sarà cura del sistema informativo far sì di non scegliere come revisore di un libro un autore che non abbia ancora 2 libri pubblicati. Ok? Dicevo, una relazione di questo genere non mi basta, perché poi appesa a quella relazione revisione devo metterci delle altre informazioni, quindi mi servirà probabilmente una classe per rappresentare l'esito della revisione, sì, no, e soprattutto il fatto che lo stesso autore, immaginate un libro, lo mando in revisione, questo qui non va bene, tornerà in revisione una volta dopo. Magari lo stesso autore deve rivedere lo stesso libro, anzi sarebbe opportuno che magari lo stesso autore, lo stesso revisore, riveda lo stesso libro perché l'aveva già visto nella prima versione. E quindi vuol dire che la coppia autore-libro si deve poter ripetere, no? In momenti futuri. Questo vuol dire che una relazione da sola non è sufficiente, no? Mi serve una classe intermedia per rappresentare il processo di revisione. Tra l'altro, il processo di revisione internamente sa se questa revisione è andata a buon fine oppure no. Quindi io, così, per
nomenclatura, no? Chiamerei questa classe non tanto revisione, ma fatela chiamare pubblicazione. Nel senso di tutto il processo che porta dalla stesura del libro alla sua pubblicazione, che passa attraverso la revisione, l'approvazione e l'effettiva pubblicazione. L'autore inizia facendo una richiesta di pubblicazione. Il sistema seleziona i revisori danno una valutazione, a valutazione positiva il libro viene pubblicato. Quindi tutta questa partita, no, la riassumo sotto forma di pubblicazione. Allora l'autore chiede di pubblicare. Cosa? Un libro. No. Chiede di pubblicare una determinata revisione di un libro. Perché se io dicessi che pubblicazione libro richiesta, cioè la pubblicazione richiesta di un libro, io vado, ok, è stata richiesta una pubblicazione nella data di una certa data. Quindi data, richiesta, due punti date. Bravo, però di questo libro, nelle 17 versioni, qual è la versione che i revisori devono rivedere? L'ultima, la penultima? Se di quel libro ho più revisioni? Quindi in realtà questa richiesta di pubblicazione deve essere una reazione che si attesta non sul libro, bensì su revisione. Revisione PDF oppure sempre richiesta, chiamiamola 2. Revisione online. Questo è un modo di modellarlo. Cioè, a un certo punto l'autore richiede che venga rivista ai fini della pubblicazione, cioè che, diciamo così, l'autore richiede che venga pubblicata quella propria versione del proprio libro. In quella data lui ha fatto la richiesta. A quel punto il sistema dovrà assegnare i revisori. Quindi a quella richiesta di pubblicazione fatta da quell'autore, il sistema assegnerà i revisori. Per questa richiesta di pubblicazione, revisore è questa è una classe che ha diciamo da 3, dai, fammi clic, 3 a 5 membri. Inizialmente scelgo 3 revisori, di cui se poi due rispondono sì e altro no, ne scelgo ulteriori due. Allora, primo errore frequente. Io ho detto 17 volte, l'autore richiede la pubblicazione del proprio libro, ma non ho messo nessuna relazione tra autore e pubblicazione. È giusto o sbagliato? Ci vuole una relazione qua, l'autore richiede pubblicazione? O no? Un coro di? Sì o no? Relazione, devo metterla o devo toglierla? Non ci vuole. No? Serve? È sbagliata. Ok? Perché? Perché innanzitutto non serve. Cioè, se io ho una richiesta di pubblicazione di una certa revisione, la revisione è legata univocamente, qui c'è un 1, con un certo libro, il quale è legato univocamente, qui c'è un 1 con un certo autore. Quindi la pubblicazione è già legata all'autore in modo univoco, non serve specificarlo un'altra volta attraverso un'altra relazione. A meno che voi non vogliate modellare delle cose strane per cui l'autore Tizio chiede che venga rivisto il libro di Caio. Non è sicuramente il nostro caso. Quindi non serve. La revisione è la pubblicazione, la richiesta di pubblicazione di un libro, il quale libro tra i suoi dati anagrafici ha anche l'informazione sull'autore. Ma però mi hai detto che l'autore richiede la pubblicazione, questo dove lo scrivo? Non nel modello concettuale, lo scrivi nel modello di processo.
dove nel modello di processo definiremo le attività che sono da fare e le responsabilità di chi li deve svolgere. Ricordate all'inizio dell'anno, dicevamo, guarda che lì non devi leggere autore e non ti devi immaginare il signore, scritto sullo che è raccolto sullo scoglio di un'isola deserta, scrive il suo libro. Quella classe in realtà si chiama informazioni a proposito dell'autore. E quella sotto si chiama informazioni a proposito della richiesta di pubblicazione. Quindi le relazioni tra le classi del modello concettuale non servono mai, non devono mai essere usate per rappresentare chi fa le cose, chi è responsabile di fare certe attività. Non ci interessa. Ci interessa solamente quali sono le informazioni che servono per rappresentare una certa altro tipo di informazione. Quindi l'informazione sulla pubblicazione, che cosa richiede necessariamente? Sapere quale revisione va pubblicata e ovviamente precedentemente rivista. Voglio sapere l'autore, benissimo, dalla pubblicazione si può risalire l'autore. Quindi per due motivi quella relazione non ci voleva. Uno perché è ridondante e due perché non rappresenta una relazione tra le informazioni, bensì una responsabilità di un attore. E non è questo il tipo di diagramma che ci serve e non è questo il punto di vista che vogliamo darci nel diagramma concettuale. Ok? A questo punto, il revisore darà una sua valutazione che è essenzialmente un sì no e un commento. Dove le metto queste informazioni? Vabbè, le potrei mettere come association class qua sopra. Quindi questa non è una relazione semplice, è una relazione con classe di associazione, in cui dico, questa continua a chiamarsi revisore, minuscolo, e in questa classe revisore ci metterò sicuramente il risultato accettato, approvato, che è un boolean, e eventualmente il commento, che è una spiegazione, testo. Facciamo spazio a questa poveretta. Non ci fa male mettere anche una data. Qui ci stanno le risposte degli autori che operano come revisore. Adesso, se vogliamo essere più espliciti sul fatto che questo autore si riferisce al revisore, possiamo scriverlo qua. Ricordate che nelle associazioni le due estremità possono avere un nome. Cioè, anziché cliccare sull'M per la molteplicità, selezioniamo questo trattino, possiamo scrivere il nome da dare, il nome descrittivo da dare a quel lato dell'associazione. Di solito lo usiamo per associazioni riflessive per capire, no, in che verso va percorsa, però in questo caso, visto che il ruolo dell'autore non è quello di essere autore, ma quello di essere revisore, solamente per documentazione, per chiarezza, specifichiamo che questo autore partecipa in qualità di revisore all'associazione di revisione di una certa pubblicazione. E questa richiesta di pubblicazione prima o poi potrà essere poi accettata oppure no, definitivamente. Cioè alla fine, se dei primi tre revisori, tutti e tre dicono no, tu sei no. Se tutti e tre dicono sì, tu sei sì. Se due dicono sì e uno no, prendiamo gli altri revisori, vediamo se c'è il quorum di 4 su 5, se sì, altrimenti sei no. Poi lì finisce il processo, non è che aggiungiamo d'oltranza. E quindi alla fine possiamo dire, vedere se questa richiesta è stata approvata oppure no. E magari volendo anche la data di approvazione. Queste date, al momento nel testo non si parlava di queste date, no? Ma le metto perché poi, sai, parlando di KPI vorremmo misurare dei tempi. Allora mettiamole, così le abbiamo già.
Quindi cosa succede? Che se il nostro autore ha successo, gli vengono segnati i revisori, i quali danno un approvato true con un certo commento, se è true per tutti, viene approvato. Se invece, e quindi quando l'approvata diventa vera, quel libro lì automaticamente è visibile. Cioè il catalogo dei libri da stampa, il catalogo dei libri che ha il sito, qual è? È di tutto l'insieme dei libri per i quali ci sia una revisione che sia approvata. Gli altri libri per cui non esiste né una richiesta di pubblicazione, né una richiesta, oppure la richiesta di pubblicazione esiste ma non è ancora approvata, non è ancora approvata oppure è stata bocciata, e in questi tre casi questi libri sono in lavorazione ma non verranno pubblicati sul sito. Se quel signore, purtroppo, quel signore, quell'autore viene bocciato il libro, lui che cosa può fare? Beh, ovviamente dovrà lavorare su una nuova revisione che terrà conto dei commenti o di una nuova versione che terrà conto dei commenti dei revisori e poi farà una nuova, da zero, un'altra nuova richiesta di pubblicazione, ovviamente in una data futura, della nuova revisione, della nuova versione su cui ha lavorato. Cioè, mi hanno bocciato la versione 17, io lavoro, faccio 18, 19, la 20, adesso ok, la 20. È bellissima, di sicuro me l'accettano e quindi chiedo che venga ruotata questa. A quel punto avrò una nuova pubblicazione o richiesta di pubblicazione che avrà dei nuovi revisori che il sistema sceglierà e così via. E a sua volta avrà un sì o un no, stesso processo. Il sistema come fa a scegliere i revisori? Sceglie tra gli autori che abbiano creato almeno due libri i quali siano stati pubblicati. Allora, noi potremmo dire, è leggermente ridondante, però potremmo per comodità aggiungere dentro il libro l'informazione se quel libro alla fine è stato pubblicato o no, il che vuol dire che almeno una sua revisione è stata pubblicata. Ma se no, in realtà, non è, cioè non è, stavo riflettendo, no, sull'opportunità di mettere qua un altro campo, pubblicato, boolean, vero o falso, pubblicato sì, pubblicato no. In realtà è un'informazione che posso ricavare, perché è pubblicato se e solo se almeno una sua revisione è stata approvata. Se più di una sua revisione è stata approvata, ovviamente quella pubblicata online sarà l'ultima. Ma in realtà non è vero, perché se voi andate a vedere in libreria, quando è uscita la seconda, la terza edizione, la prima magari è ancora in commercio, esiste ancora, quindi non scompare. Quindi il fatto che un libro sia pubblicato o no, lo posso ricavare andando a spulciare tra le sue revisioni, le sue versioni, vedo se ce n'è almeno una approvata. Quindi non è a rigore necessario indicare qua un altro attributo che dica se il libro è pubblicato o no. Allora, ci manca qualcosa qui rispetto al testo. Autore, registrato, piattaforma, dati personali bancari, vabbè, questi sono gli attributi banali, dati personali. Metto solamente delle stringhe che non mi interessa, non mi serve andare nel dettaglio qui. IBAN, non IBAN. Le due diverse modalità, upload o editing, corrispondono a due diverse sottoclassi di libro. Commento online alla piattaforma attraverso strumenti di editing. Modalità scelta montando la creazione del libro. La modalità upload, ogni caricamento corrisponde alla nuova versione del libro 1, 2, 3. Ecco, questo mi manca. Nella revisione PDF le versioni sono numerate 1, 2, 3. Quindi devo aggiungere un attributo che sia il numero intero della versione. Mentre invece nella versione online le versioni suggerite automaticamente corrispondono alla data di modifica. Io la data di modifica ce l'ho già qua nella tabella versione. Al termine di scrittura del libro l'autore ne richiede la pubblicazione, guarda che sei stato bravo a chiamare pubblicazione quella classe, la pubblicazione deve essere approvata da un gruppo di almeno tre revisori, li abbiamo, sono scelti dal sistema estraendo sorte tra gli altri autori, bla bla bla, ce l'abbiamo, se i tre revisori concordano o meno, se concordano o meno lo vado a vedere
verificando il valore di quell'attributo approvato. E tutto il meccanismo di revisione. In tutti gli altri casi la pubblicazione viene respinta e quindi ci metterò approvato falso e l'autore dovrà continuare a lavorare sul proprio libro risolvendo i problemi che i revisori avevano segnalato in un commento testuale. Una volta che il libro è pubblicato, liberamente acquistabile dai clienti del sito, scaricabile sotto forma PDF e ebook e i proventi vengono versati trimestralmente agli autori. Allora, questa è l'unica frase che fa riferimento a cose che non sono ancora modellate nel nostro modello concettuale. Qui ci dice, guarda che questo autore qua a un certo punto riceve dei pagamenti trimestrali che saranno ovviamente dipendenti dal numero di copie vendute a quel prezzo di copertina che è stato dichiarato. Quindi l'informazione minima che ci serve è capire di un determinato libro quante copie sono state vendute in ciascun trimestre. Quindi possiamo avere una classe vendita, in cui definisco il numero di copie vendute in un trimestre dato delta. E quindi di questo libro in qualche modo ho lo storico delle vendite. Il libro è 1, ma ogni trimestre genera un certo numero di vendite, quindi avrò tanti dati di vendita, uno per ciascun trimestre. Da questo io posso prendere, per un determinato trimestre di cui metto la data d'inizio, magari 1 gennaio, 1 marzo, 1 giugno, il numero di copie vendute moltiplicate per il prezzo, moltiplicate per il 15%, 0,15, e mi dà quanto è stato versato all'autore. Di nuovo, è stato versato all'autore, non mi serve una relazione tra vendita e autore, perché so qual è l'autore del libro. Quindi una volta che ho identificato il libro, quante copie ne ho vendute. Questa è l'informazione minima. Poi ovviamente attaccato a questo c'è tutta la parte di e-commerce, volendo, no? Il carrello, da chi sono state acquistate, quando, la data esatta, eccetera. Esula, no, dal focus di questo testo, che ci parla semplicemente di versamento trimestrale. E quindi devo avere i dati, questi sono i dati minimi che mi servono per calcolare questo versamento trimestrale. Dimmi. Questa sotto, ok, la relazione richiesta, a cardinalità. Dunque, una pubblicazione richiede una determinata. Però attenzione che poiché può essere o una revisione PDF o una versione online, è una delle due. Quindi non posso mettere cardinalità 1, metterò cardinalità 0,1. Adesso questo è un vincolo che non riusciamo a esprimere semplicemente con le cardinalità. Noi vorremmo dire sì 0,1 nel senso che una delle due è 0 e l'altra è 1, o viceversa. Non possono essere entrambe 0, non possono essere entrambe 1. Questo non si può dire purtroppo semplicemente con questo linguaggio. E dall'altro lato, una determinata revisione o una determinata versione, di questa versione quante volte posso richiedere la pubblicazione? Una sola volta. Cioè se, no, se me la bocciano non posso richiedere di nuovo la stessa, devo per forza cambiarla. Quindi 0,1. 0,1 perché se è una revisione intermedia non chiederò di pubblicarla, se è una revisione di cui sono fiero chiederò di pubblicarla al massimo una volta. Dimmi. No, avrei potuto non creare classi revisione PDF versioni, mettere gli attributi all'interno di client e online. No, perché c'è una relazione uno a molti. Allora, la classe offline in realtà è la classe libro. Quindi, per ogni libro c'è il libro offline, che è una. Questo libro offline ha tante revisioni. Quindi sono due cose diverse, il libro che ha uno, titolo, copertina, eccetera, eccetera, e ho deciso di farlo offline, rispetto alla sequenza dei file PDF che compongono quel libro. Ma se metti gli attributi in modo offline, non distingue tra le diverse versioni? No, perché la classe offline,
lo dico per la registrazione, la discussione è sul fatto che questi attributi dentro la visione PDF possono o non possono essere spostati dentro la classe offline. Se io ho un libro, dimentichiamo per un attimo offline o online, ok? Facciamo finta che ci sia solamente la modalità offline. Allora, la tua domanda si trasforma dicendo, questi attributi qua sotto, PDF, data e numero, non li posso mettere dentro libro? Questa è la tua domanda. Poi qui è complicato dal fatto che di libro ci sono due sfumature di libro. Ma tra libro e offline non sono due elementi diversi in relazione tra di loro. È lo stesso elemento. E per dire, ho il libro offline e ho il libro online. Entrambi condividono una certa serie di cose e te le metto a fattor comune sopra. Però il libro ne è uno solo. Quindi mettere qualcosa dentro offline è la stessa cosa che mettere dentro libro. Allora, se io metto PDF file dentro offline oppure dentro libro, significa che per un determinato libro di PDF ne è uno solo, perché l'attributo è unico di quel libro. Mentre io invece per quel libro voglio avere tanti PDF diversi della versione 1, 2, 3, 4, 5. E infatti per un libro, ho tante revisioni. Non sono stato convinto. Ok. Io sono convinto, ma deve essere anche tu. Ok? Allora, passo dopo, modello di processo. O dei processi. Vediamo di capire quali sono, quanti sono i processi che descrivono questo caso. Allora, riprendiamo un po' il testo. C'è il libro, c'è la revisione, c'è la pubblicazione e c'è la vendita. Li vedo come quattro momenti diversi. Poi, adesso decidiamo se sono quattro processi diversi oppure no. Cioè c'è il momento in cui l'autore dice voglio creare un libro. Poi c'è il momento in cui l'autore dice voglio creare una nuova revisione o versione, offline, online, ci cambia poco. Allora, possiamo decidere di fare due processi diversi o un processo solo. Quello che è importante che sia chiaro è che dato un libro le revisioni possono essere tante. Quindi o faccio due processi diversi, uno in cui crea un nuovo libro e l'altro in cui aggiorna la revisione, e quindi ovviamente aggiorna la revisione viene fatto su un libro già creato, ma ogni token è una revisione nuova, mentre crea un nuovo libro ogni token è un libro nuovo con un nuovo titolo. Oppure possiamo anche mettere tutto in un processo solo in cui alla fase iniziale creerò il libro e poi dopo nella fase successiva definisco le revisioni e devo avere un bel loop, un ciclo che mi permette di ripetere la revisione tante volte quante voglio. Ci sono queste due modalità, queste due scelte. Passo 3, il terzo momento che abbiamo citato prima è la pubblicazione. La pubblicazione nasce con una richiesta, voglio pubblicare questo libro da parte dell'autore, su una determinata revisione. Quindi nel processo di fare tante revisioni, a un certo punto l'autore può dire questa revisione mi piace. Quindi un'altra revisione posso decidere, non è importante oppure è importante e quindi la voglio pubblicare. Quindi anche lì il processo di pubblicazione può essere un processo a parte che nasce per conto suo, indipendentemente, ovviamente dovrò specificare quale revisione voglio pubblicare, oppure può essere una parte del processo di revisione. È un po' come se ogni volta che salvo il file mi chiedessi adesso questo qua lo voglio, mi chiede il sistema oltre che dirmi dove, in che cartella voglio salvare, mi chiedesse anche ma questo lo vuoi pubblicare o no. Se sì, fa partire il processo di pubblicazione, nello stesso processo.
Io sto ragionando se metterli insieme o metterli separatamente perché ovviamente sono attività che hanno cardinalità diverse. Cioè un libro, 20 revisioni, 2 richieste di pubblicazione, tanto per dare i numeri. Può capitare così. Quindi non sono strettamente legate uno a uno, uno a uno, uno a uno. Non c'è un unico... il libro e la revisione sono due cose numericamente diverse, ho più revisioni per lo stesso libro, e quindi vuol dire che o gestisco token diversi, quindi processi diversi, in un caso un token per ogni libro, nell'altro caso un token per ogni revisione, e poi sincronizzo questi processi in qualche modo, oppure avrò un token unico, che a questo punto è quello del libro, ma devo poter ripetere le revisioni. E all'interno della revisione un sottoinsieme è quello della pubblicazione. Il quale processo di pubblicazione poi è incasinato di suo, perché poi ci sono i revisori che possono dire sì, possono dire di no, eccetera. Allora, magari proviamo a bozzare le due strategie, che sono entrambe valide. Salterà fuori un risultato completamente diverso. La prima strategia, forse più semplice da pensare, è quella del processone, del mega processone che fa tutto. Tutto o quasi. Allora, seguo il ciclo di vita del libro. Quindi, creiamo un diagramma di attività che chiamo scrittura libro, dove ho sicuramente un attore che è l'autore. L'autore del libro. Nella scrittura essenzialmente fa tutto lui. Cosa fa tutto lui? Allora, innanzitutto la prima cosa che fa l'autore è creare un nuovo libro, definisce un nuovo libro. L'autore crea un nuovo libro. Cosa vuol dire crea un nuovo libro? Vuol dire che specifica queste informazioni, il titolo, il genere, il prezzo, cioè i dati che sono nella classe libro. Una volta che l'ha definito lo salva e quel libro lì è a questo punto un libro in lavorazione all'interno del sistema, che ha lui come autore. Quindi in qualunque momento lui si può svegliare e dire adesso facciamo un libro nuovo. Nel momento in cui lo crea sarà un libro di 0 pagine, ovviamente. C'è il titolo e basta. Qui stiamo in un caso in cui, mettiamolo, il token è un libro scritto da un autore. Una volta che ho creato un libro, devo cominciare a dargli dei contenuti. Nella creazione del libro avrò anche definito se questo libro sarà di tipo online o di tipo offline. Chiariamolo, magari, specificando se online o offline. Oltre a specificare il titolo, il genere, eccetera, il prezzo. Livello di dettaglio, dobbiamo spezzare questa attività in 3 del tipo l'autore specifica il titolo, l'autore specifica il prezzo, l'autore dice se online o offline? Non mi sembra così rilevante, certo che si può. Però si può anche lasciare implicito, cioè riempire la maschera con 4 dati. Non c'è, lì in mezzo non ci sono né cicli, né fork, né scelte, sono semplicemente 4 azioni da fare. Quindi è inutile sprecare tempo, energie per andare a spezzarle, poi chiedere, ma devo fare in serie o in parallelo? Cioè è un passaggio da 30 secondi, non andiamo, cioè, cerchiamo di riuscire a conservare il tempo, lo spazio, il numero di attività che mettiamo nel modello per le parti che effettivamente richiedono, no?
una modellazione un pochino più articolata. A questo punto, una volta che ho creato il libro, cosa posso fare? Posso creare una revisione. Allora, nel caso, questa attività di creare la revisione è diversa a seconda che il libro sia online oppure offline. Quindi, si materializza come due tipi di attività diverse. Uno è un carica nuova revisione PDF, oppure può edita una nuova versione, online. O l'una o l'altra, a seconda che il libro sia stato definito come libro online o libro offline, chiaramente. Quindi queste due sono in mutua scelta, esclusiva, qui, che a seconda che sia un libro offline oppure sia un libro online, farò cose diverse, il sistema informativo permetterà all'utente di fare cose diverse. E tutta questa parte qui la si deve poter ripetere a piacere. Quando finisce questo processo? Quando termina questo processo? Sotto quale condizione il token libro cessa di esistere? Mai. Cioè dovrebbe essere un'azione del tipo l'utente ritira il libro dal mercato, allora a quel punto lo faccio sparire. Ma una volta che il libro è stato creato, lui può solo o rimanere o evolvere. Quindi da qua non esco mai, praticamente. Cioè in qualunque momento, anche tra 10 anni, potrei dire, ma senti, andiamo a correggere quella virgola, facciamo una revisione. E quindi ho bisogno che questo token sia ancora vivo per permettermi di diventare diretto. Quindi vuol dire che alla fine di questa attività io devo poter tornare su, è un ciclo incondizionato questo, si ripete all'infinito, o un'anomalia, ma non c'è niente di particolarmente preoccupante. In cui dopo che l'autore ha editato una nuova versione, può decidere di editarne una nuova. Ricordiamoci sempre che in questi diagrammi di attività le cose vanno avanti solamente se gli utenti fanno azioni. Quindi non è che l'utente, quando il suo token arriva qua, deve per forza entro 10 secondi caricare una nuova revisione. Semplicemente dice che il sistema informativo, da quel momento in avanti, quando a lui fa comodo, può permettergli di caricare una nuova revisione. Quando lui fa comodo può essere tra 10 secondi o tra 10 anni. Se il token non è lì, semplicemente lui non lo può fare. Quindi se non ha definito i dati del libro, non si deve neanche sognare di provare a caricare il PDF, perché il token non è arrivato. E per quanto riguarda la pubblicazione? Vabbè, noi abbiamo detto, ogni volta, nella nostra filosofia a megaprocessone unico, ogni volta che l'utente, l'autore, fa una revisione, può decidere di mandare in stampa quella revisione, di pubblicare quella revisione. Quindi dopo che ho fatto la revisione, in realtà qua sotto, prima di tornare su col loop, devo chiedergli, vuoi pubblicare? Quindi a questo punto, dopo che ho fatto la revisione, l'autore decide se pubblicare la revisione.
e può decidere di sì o di no. Se decide di no, torna su. Sì, scusa. Quindi lui ha fatto una revisione online, oppure offline, l'ha salvata, adesso il sistema gli chiederà, senti Carlo, vuoi pubblicare questa? No, va bene, allora io mi predispongo affinché tu possa preparare una nuova, visto che questa non la vuoi pubblicare. Se invece dico di sì, inizia il processo di pubblicazione, che permettetemi di rappresentare con un'attività complessa, perché altrimenti qua non mi sta tutto. Con il processo di pubblicazione, che significa scegliere il revisore, eccetera, eccetera. Quindi se lui dice sì, la voglio pubblicare, avviene, entriamo nel processo di pubblicazione, che poi facciamo un diagramma a parte, e dopo, beh, questo processo di pubblicazione può terminare con un'approvazione, cioè effettivamente il libro è pubblicato, oppure può terminare con un rifiuto. In entrambi i casi è uguale, nel senso che dopo la pubblicazione, comunque in entrambi i casi, mi predispongo per permettere all'autore di creare delle nuove revisioni, che sarà ovviamente obbligatorio nel caso in cui, in cui la pubblicazione non sia stata accettata, oppure semplicemente facoltativo, se te l'hanno pubblicato tu potresti comunque voler lavorare sul libro, su un'edizione nuova. Quindi, tra una revisione e quella successiva, a volte, a scelta dell'autore, possono essere, diciamo, infilarsi in mezzo, sul ramo di ritorno, un processo molto più complicato che è quello della revisione. Io l'ho scritto così, azione, autore decide se pubblicare la revisione, scelta, autore ha risposto di no, autore ha risposto di sì. Sarebbe stato giusto, secondo voi, omettere questo blocco, cioè non metterlo, non serve, e direttamente scrivere sotto l'autore vuole pubblicare o l'autore non vuole pubblicare? Cioè, questa azione qua l'ho messa perché sono un pignolo o perché è essenziale? Allora, per rispondere dobbiamo ricordarci, ripassare insieme cosa fa il blocco di scelta. Il blocco di scelta riceve il token in ingresso e lo instrada in uscita senza ritardo all'istante, scegliendo la strada di uscita sulla base delle informazioni che il sistema informativo ha già in possesso in quel momento. Il che vuol dire che quando il token arriva lì, il sistema informativo non può dire allora l'utente interessa o no pubblicare, e che ne so. Ma mi dovrei fermare a chiedergli all'utente, senti utente, ma a questo punto vuoi pubblicare o no? Solo che il rombo non può fermare il token, aspettando che l'utente risponda, no? per il suo significato. Per questo che ci serve, se questo rombo deve scegliere sulla base di un'informazione che il sistema informativo non ha ancora, deve essere sempre preceduto da un'azione in cui appunto si acquisisce tale informazione. Questo rombo qua non aveva problemi, libro online o libro offline, perché l'informazione sul libro online o offline l'avevo già data nel momento in cui ho creato il libro, e tra l'altro l'informazione che non cambia più, cioè ad ogni giro è sempre, se era online continua a essere, se era offline continua a essere. Mentre invece questa, ad ogni giro,
posso decidere di sì o decidere di no indipendentemente dal giro precedente, quindi ogni volta un'informazione nuova, fresca, diversa da quella precedente. Quindi ogni volta che disegnate un rombo, campanellino, questa informazione ce l'ho già? Dove l'ho acquisita? Perché sennò prima di fare la scelta devo fermarmi un attimo ad acquisirla, identificando qual è l'attore che la deve fornire. In questo caso c'è sempre solo l'autore, poverino, ha fatto tutto lui. Ok? E qui c'è sto blocco terminale, possiamo anche toglierlo, poverino, non fa niente, non è mai raggiunto. E ci rimane, salviamo il file, da entrare dentro pubblicazione. L'ho fatto come diagramma separato anche perché magari ci sono altri attori qui, perché non c'è solo l'autore ma ci sono anche i revisori. Dimmi. Ma al posto di decidere se pubblicare la revisione, avrei potuto creare un altro activity diagram con il token per ogni richiesta di pubblicazione di autore? Sì, era l'altra scelta. No. Qui stiamo provando a portare avanti la scelta, la modellazione con un processo solo. Quindi è tutto legato a un singolo processo, a un singolo token. Poi vediamo quale sarebbe l'alternativa di fare tanti processi diversi. Allora avremo il processo per la revisione e il processo per la pubblicazione separati. Quindi sì, è un altro modo di modellarlo. Adesso proviamo a portare avanti la scelta dicendo faccio tutto con un token solo, che non è vietato, è un modo, no? Poi sceglierete voi quello che riterrete più comodo, più congeniale, più opportuno. Pubblicazione. Quindi io arrivo qui da sotto. Arrivo qui quando? Teniamo presente qual è l'informazione che ho quando entro qua dentro, questo sottoprocessino qua, questa attività complessa. So già che un autore ha deciso di voler pubblicare una determinata revisione di un determinato libro. Quindi lui cosa ha ancora da dirmi? Niente. Tutto il lavoro lo devono fare i revisori. Autore. E infatti dentro l'activity diagram di pubblicazione, se riesco a fare doppio clic, ce l'ho fatta, sì, che voglio creare, è un quarto d'ora che cerco di cliccare, nell'attività subordinata pubblicazione direi che gli attori predominanti sono il revisore e il sistema informativo. E in questo processo, qua, il token cos'è? Beh, attenzione, questo è un processo subordinato, quindi un'attività complessa, non ha un token suo indipendente nuovo, è lo stesso di prima, quindi è sempre un autore, ho detto un libro creato da un autore, a seguito, e sono, quel token è arrivato qua, a seguito della richiesta di pubblicazione fatta dall'autore. Ecco, il fatto dall'autore, ricordate che l'abbiamo discusso nel modello concettuale e vi ho detto no, ma l'informazione su chi ha fatto la richiesta ce l'abbiamo nel modello di processo, è questa, decide se pubblicare la revisione. È qui che dico che è l'autore che richiede la pubblicazione di un libro. Quindi il token arriva qui, l'autore ha fatto la richiesta e subito dopo cosa deve succedere? Che il sistema informativo sceglie il revisore, la prima cosa da fare, perché però i revisori non so ancora chi sono. Quindi come inizio di questa attività complessa avrò il sistema informativo che sceglie tra i revisori. Poi a un certo punto i singoli revisori dovranno compiere la revisione. Quindi il passo dopo, scegliere tra il revisore significa in qualche modo abilitare il revisore a poter scaricare il libro e rivederlo.
Quindi come minimo il revisore dovrà avere due momenti. Il primo momento in cui legge il libro, quindi scarica o visualizza il libro. E poi c'è il momento in cui fornisce la risposta, la propria valutazione, approvazione o meno. Quindi a rigore basterebbe così, nel senso che il sistema informativo sceglie tre revisori e a questo punto questi revisori, qui dovrei metterlo tre volte, revisore 1, revisore 2, revisore 3, però possiamo anche lasciarlo sottinteso. Se, guarda, se vuole, allora, modelliamolo correttamente, dovrei fare così. Sceglie tre revisori e quindi prende il token, lo divide in tre e tutti e tre vanno alla stessa azione. Cioè a questo punto mi divido il flusso in tre flussi paralleli, uno per ciascun revisore. Ovviamente sono tre token, ciascuno dei quali avrà il nome del revisore dentro. E tutte le fanno la stessa cosa. È una finezza di modellazione, cioè, diciamo così, in sede di esercizio o di esame, se anche uno mette una freccia sola va bene lo stesso, in questo caso. Perché magari non ci viene in mente subito di fare un fork tra più rami identici a se stessi. Era come dire fare un fork in cui sia revisore 1, poi revisore 2, poi revisore 3, o le tre frecce che vanno tutti e tre. In realtà, poiché i tre fanno la stessa cosa, posso riusare le stesse attività facendole eseguire attraverso da token diversi. Tanto i vari token, ricordiamoci che li vediamo come livelli sovrapposti di cose indipendenti, che però fanno la stessa cosa, no? Fornisce una risposta, a un certo punto le risposte saranno... Devo aspettare che arrivino tutte e tre le risposte. Quindi a un certo punto il sistema informativo raccoglie le risposte e valuta le risposte ricevute. Per poter valutare le risposte ricevute deve averle ricevute tutte e tre e quindi in questo caso ci mettiamo il join che aspetta le tre risposte. 1, 2, 3. Come prima, anche una freccia sola, anziché questo join strano, era perfettamente accettabile. Era un livello di dettaglio minore. Ma... Quindi, vedete tra frecce, vedetene una è uguale. Scegliete tre revisori, ciascun revisore, scarica il libro. Poi ci pensa, se lo legge, se lo stampa, lo legge di notte, non ci interessa. A un certo punto si ricollega al sistema e dice ok, io sono pronto per dire sì, no e dare il commento. Quando il sistema informativo ha ricevuto le tre risposte, si chiede quanti erano i sì? Allora, io posso avere vari casi. Ho tre sì, libro approvato. Tipo provato se ho tre sì. Posso avere 1, 0, 1, 0 o un sì. E quindi il libro è bocciato. Libro
bocciato, nel caso in cui io abbia 0 oppure 1, sì. E poi nel caso intermedio in cui ho 2 sì, in cui a quel punto devo ripetere un processo simile scegliendo altri 2 revisori. E quindi nel caso in cui ho I qua. In caso in cui invece abbia 2 sì, devo scegliere altri 2 revisori, i quali faranno la stessa cosa di prima, no? Ci abbiamo lo stesso giochino, se vogliamo farlo. E alla fine rivalutiamo di nuovo le risposte ricevute e avrò solamente più 2 opzioni, cioè ho 4 sì oppure non le ho. Quindi anche qua avrò il join, lo metto di così, no. Queste risposte ricevute possono essere 4 sì, e allora il libro è approvato. Torno su qua. Altrimenti il libro è bocciato. No, sì, 4 su 5. Altrimenti il libro è bocciato. Posso rispostare in modo un pochino più leggibile. Quando ho il libro provato e il libro bocciato, cosa faccio? Beh, questo processo è finito. Diciamo che per cortesia e per gentilezza avvisiamo l'autore che il processo di revisione è terminato. Quindi prima di uscire mando un segnale: revisione terminata, e poi finisco il processo. Ho questa attività qua, libro approvato, libro bocciato, non fa altro che andare a settare questo approvata boolean vero oppure falso. E quindi di conseguenza poi l'invio del messaggio conterrà l'informazione sì o no. E nel caso del no, ovviamente gli darò anche i commenti ricevuti. Quindi un po' si ripete 2 volte lo stesso blocco, una volta con 3 revisori e l'altra volta con 2 revisori. L'altro miglioramento che potremmo fare a questo processo, così come abbiamo avvisato l'autore di andarsi a vedere la risposta quando la risposta è completa, sarebbe bene avvisare i revisori che hanno del lavoro da fare. Perché quando io dico qua il sistema sceglie 3 revisori, vuol dire che li ha scelti e il sistema sa lui quali sono i revisori che ha scelto. Per cui quel revisore, se domani mattina si sveglia e si collega al sistema, e vede, oh guarda, c'è una revisione.
però non sarebbe male mandargli fuori banda, cioè quindi attraverso una mail, non aspettare che si colleghi al sistema, attraverso altri canali mandargli un segnale che dica guarda che hai delle revisioni da fare. Quindi tra la scelta dei revisori e la possibilità per il revisore di lavorare, non sarebbe male mandare qua, mettere un'attività, avvisa il revisore. Con un messaggio, guardate che, quindi un'attività che possiamo mettere qua in mezzo. Guardate, si è contorto. E idem sotto, ovviamente. A questo punto lo devo mettere qua. Non prendete esempio di questo diagramma quanto a ordine. Poi spostiamo i blocchi, cerchiamo di farlo venire, cioè, con calma cerchiamo di farlo venire guardabile, diventare guardabile. Dimmi. Di scelta dei revisori, cioè il fatto che devono essere gli autori che hanno pubblicato alcuni di quei libri. È qua dentro lo dovrei andare a dettagliare se espandessi, se cosa sceglie tra revisori lo descrivessi come attività complessa, allora lì dentro posso andare a spiegarlo meglio. Ma è inutile che qua vada a riscrivere la frase che c'era dall'altra parte, sceglie tra revisori che siano almeno due autori. Noi non l'abbiamo fatto, l'esercizio non ce lo chiedeva, il famoso glossario. Allora, nel glossario che definisce i termini, abbiamo definito autore, autore per noi è chiaro chi è, revisore, nel glossario abbiamo scritto un autore che abbia proprio attivo almeno due pubblicazioni e abbiamo messo insieme, abbiamo condiviso su come si fa a capire se ha almeno due pubblicazioni, cioè vuol dire i libri che abbiamo delle revisioni che sono state accettate. Quindi quello l'avremmo dovuto scrivere lì, quindi nel momento in cui uno scrive revisore, va a vedere cos'è un revisore, come è definito e quindi ho anche, non l'algoritmo perché non mi interessa il metodo, ma ho il criterio di scelta, sì. Così come qui non dice nulla sul fatto che quei libri siano stati, che ne so, un romanzo rosa e viene rivisto da un autore di fantascienza, ha senso? Non ci interessa, qui qua non ne parlo, no? Oppure la seconda revisione, voglio scegliere gli stessi autori o no, o gli stessi revisori o no? Boh, per il momento questo non è dettagliato. Sappiamo solo che la scelta dei revisori, questo sia chiaro, è del sistema. Cioè non è l'autore che sceglie, ma io vorrei che il mio libro fosse rivisto da mio cugino o da mio amico. È il sistema puramente che sceglie la revisione. È una modalità, eh? Solitamente nei processi editoriali si chiede l'autore, normalmente si chiedono due liste di nomi, i revisori che vorresti avere e i revisori che non vorresti avere, perché sai che ti danno conto, perché l'hai avuto degli screzi in passato. Dopodiché l'editore che sceglie, ovviamente a sua discrezione, se pescare da quella lista di quelli suggeriti dall'autore oppure pescare, normalmente prendi uno suggerito, ma questi sono modi diversi di farlo. In questo esercizio diceva semplicemente il sistema sceglie casualmente. Allora, qui abbiamo quindi un unico processo che inizia qui, non finisce mai, crea un nuovo libro, ogni volta che crea un nuovo libro parte un nuovo token e questo token tiene vivo il processo editoriale del libro. Le varie revisioni, ogni tanto il token si fa un giro da queste parti qui, temporaneamente viene striplato e poi sdoppiato se deve andare ai revisori. E poi qui in realtà il token non muore del tutto perché questo è solamente un sottoprocesso, ma ritorna, uscendo da qua, ritorna da sopra. Quindi soluzione a mega processo mono token. In realtà serve almeno un secondo processo per completare l'esercizio totalmente slegato da questi due, che è quello delle vendite. Non tanto quello delle vendite, ma quello del pagamento all'autore. Perché le singole vendite qua non le tracciamo, perché la parte di e-commerce non ce l'abbiamo. Allora, quell'altro processo è ogni trimestre calcola e versa l'autore. Fine.
però sicuramente non lo posso legare a questo token, cioè non posso sapere quando è che cade la fine del trimestre all'interno di questo processo qua. Quindi avrò un altro processo che sarà il versamento royalty. Sì, così, può darsi. Il cui token, che cos'è? Beh, quando è che deve essere fatto questo versamento delle royalty? Per ogni libro, per ogni trimestre. Quindi il token è un libro pubblicato, cioè non un libro che deve essere stato pubblicato, in un trimestre. Quel token è relativo a un libro e a un trimestre. Quindi il trimestre 1 gennaio avevo 100 libri pubblicati, creo 100 volte 100 token diversi, ciascuno di questi lavorerà un processo. Cioè questo processo lavorerà un libro diverso, i 100 libri sul 1 gennaio. 1 marzo, magari se avete pubblicato libri in più, genererò 120 token per 120 libri relativi al trimestre del 1 marzo e ovviamente i libri, buona parte di questi libri nuovi saranno gli stessi che avevo il primo. Quindi dal punto di vista del libro, se metto seduto sul libro, vedo che ogni 3 mesi mi arriva un token. Se metto dal punto di vista del trimestre, vedo tutti i libri. Quindi ho tanti libri, cioè quante volte viene eseguito questo processo in un anno? 4 per i trimestri moltiplicato per il numero di libri. Tanto per avere un'idea. E ogni volta cosa succede? A questo punto ho un libro, ho una data, e quindi farò semplicemente due cose che sono calcola le royalty dovute all'autore. Ma davvero due Y royalty? No, la prima è una I. Come l'avevamo scritto qua? Proventi. Ma l'ho scritto in italiano. Dai, voi che avete il cellulare, si scrive con la Y o con la I. E poi effettuo il versamento. Effettuo il versamento è un'operazione in cui, scusate, soggetto chi è? Sistema informativo. Qui non metto le swim lane, tanto sono due azioni in tutto. A questo punto devo dire, il sistema informativo fa il versamento. Ma il mio sistema informativo, che è il sistema informativo di un editore online, non è una banca. Quindi ciò che potrà fare il mio sistema informativo è comunicare al sistema informativo della mia banca l'esecuzione di un determinato bonifico. Quindi questo lo fa attraverso un invio di segnale. Richiede alla banca il pagamento. Manda alla banca un ordine di bonifico in cui ci sarà scritto l'importo e il nome e il conto corrente dell'autore. L'importo l'ho appena calcolato, l'autore lo conosco perché conosco il libro, tra i dati, tra gli attributi dell'autore c'era proprio il nome e il conto corrente bancario, i dati bancari. Quindi ho tutto. E poi per cortesia posso mandare una mail in cui avviso l'autore dell'avvenuto pagamento. E poi basta. Questo processo è totalmente asincrono rispetto agli altri. Gli altri vanno avanti con una loro logica, che è quella dei tempi di sviluppo dell'autore e dei revisori, questo invece va avanti con la sua logica dei tempi, dei trimestri. Questi due signal sending hanno due interpretazioni diverse. Il primo è un'integrazione, è uno scambio dati tra il sistema informativo mio, dell'editore, e il sistema informativo della banca. Il secondo è invece una comunicazione. Se vogliamo anche lì è uno scambio, un'integrazione, uno scambio di messaggi, di informazione tra il mio sistema informativo e il sistema informativo della posta elettronica, che poi farà arrivare il messaggio all'utente.
Entrambi i gari sono informazioni che escono dal sistema informativo e verranno recapitate per altri mezzi. Ok? Dimmi. Sì, questo processo viene eseguito ad ogni trimestre, quindi 4 volte all'anno, una volta per ogni libro che in quella data risulta essere pubblicato. Quindi è come se a monte ci fosse qualcuno che questi token li genera, no? Allora, dice il 1° gennaio quanti libri ci sono? Faccio un'interrogazione del database, vengono fuori 100 libri. A ciascuno di questi 100 libri avvio una copia di questo processo, il quale si porta dietro, ciascuna di queste copie, le informazioni di uno specifico libro. Per cui quel calcolo fa il calcolo delle copie vendute da quel libro. No, 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 che abbia lo stato di essere pubblicato, sì. Anche qua purtroppo ci manca il glossario per poter dirimere questa ambiguità. Dimmi. Avrei potuto mettere per ogni autore al posto di per ogni libro pubblicato, sì, ovviamente il metodo di calcolo sarebbe diverso, nel senso che questo calcolo qui, calcolo le royalty, se un autore ha 3 libri, calcolerò separatamente le royalty del libro 1, del libro 2 e del libro 3, gli faccio 3 bonifici diversi, gli mando 3 mail diverse. Se invece avessi scritto per ogni autore, per ogni trimestre, ovviamente questo calcolo avrebbe fatto il calcolo tenendo conto di tutti i libri pubblicati da quell'autore, fa un bonifico solo e una mail sola, che forse è anche più furbo, sicuramente, perché pago meno spese bancarie e mi faccio meno spese. Sì. E poi magari gli do, nella mail comunque gli spiego il dettaglio delle copie vendute di ciascuna, però posso fare una transazione unica. Sì. Ovviamente cambia ciò che fa questa azione, la fa più complessa, avrei dovuto dire calcolo dovuti all'autore per ciascuno dei suoi libri. Però sì, va benissimo anche così. Ok, allora se volete facciamo un po' di pausa e poi proviamo a vedere rapidamente, copiando i blocchi, la versione a più processi paralleli di questo esercizio. Poi andiamo avanti sui punti successivi. Ok?